Blogos Web Radio. Benvenuti su Blogos Web Radio. Per questa puntata di Scrusciu, Disturba il Silenzio, abbiamo incontrato Maurizio Pascucci, coordinatore Arci Toscana del progetto Liberarci dalle Spine. Durante l'intervista, Maurizio ci racconterà delle origini e dell'evoluzione delle infiltrazioni mafiose in Toscana e di un altro grave problema di illegalità, quale lo sfruttamento della manodopera cinese nelle aree attorno a Firenze e a Prato. Volevo fare qualche domanda. La prima, quali sono le origini dell'infiltrazione mafiosa in Toscana? Sì, da uno studio fatto dalla Regione Toscana emerge come una delle origini prioritarie l'arrivo di cittadini condannati per mafia in soggiorno obbligato. In Toscana ne sono arrivati in 10 anni, negli anni 70, 272, e il loro insediamento, che era un insediamento coatto, quindi obbligatorio, ha avuto un panorama di persone che si sono adeguate alla norma di condanna, e invece a tante persone che hanno continuato a svolgere l'attività di organizzazione della criminalità organizzata. Questo ha fatto sì che qui si sono insediati delle famiglie mafiose, e ha fatto sì che da qui è partito lo sviluppo del controllo della droga, dello smaltimento illecito dei rifiuti, della messa a schiavitù delle ragazze, che sono le attività principali che riscontriamo nella nostra regione di collaborazione tra un'imprenditoria selvaggia e la criminalità organizzata. L'imprenditoria selvaggia e la criminalità organizzata fanno spesso patti di unione, perché il loro obiettivo comune è controllo del territorio e profitto illecito. E allora queste due cose stanno bene insieme, e allora non sempre, ma spesso, e le indagini giudiziarie lo dimostrano, spesso il contatto c'è, sì, tra criminalità organizzata e imprenditoria selvaggia. E seconda domanda, come si è evoluta nel tempo questa presenza mafiosa e quali sono oggi le zone più a rischio, insomma, di infiltrazioni mafiose? L'evoluzione è avvenuta attraverso lo sviluppo economico. Una certa distrazione ha fatto sì che l'ingresso di tanti capitali, di tanto denaro a carico non di mafiosi ma di loro prestanome, che erano gli imprenditori del territorio, non c'è stata poi quella prevenzione o quella conoscenza di capire da dove venivano tutti quei soldi. In alcuni casi, non sempre naturalmente, in alcuni casi era fonte di riciclaggio di denaro sporco che proveniva dal sud o dal mercato della droga internazionale. E quindi questo ha falsificato un benessere veloce, immediato, ma anche che ha provocato ricchezza, posti di lavoro, ha provocato sviluppo sociale e culturale, per poi invece vedersi arrivare uno sfruttamento e un controllo del territorio che ha fatto sì che l'economia trasparente potesse diventare economia grigia. Le zone attualmente più colpite sono quelle più ricche, cioè l'Isola d'Elba e la zona della Versilia. Quelle che furono colpite erano le zone della Val di Nievole e dell'area metropolitana, che oggi non sono più ricche, perché appunto dopo il lancio economico oggi hanno lo sfruttamento, e quindi noi siamo molto preoccupati di quello che potrà essere tra 10 anni la Versilia e l'Isola d'Elba. Ultima domanda, magari se ci può dire qualcosa della situazione attorno a Firenze, in cui ci sono episodi anche di sfruttamento della manodopera infantile. L'area metropolitana è quella più colpita, perché c'è un concentramento maggiore di popolazione, e anche per un insediamento enorme della comunità cinese, e tutto questo ha portato a dei picchi altissimi sia sullo sfruttamento delle ragazze, quindi la messa in schiavitù delle ragazze, ma in particolare la ferita più grave, anche se numericamente poco rilevante, ma grave per quello che accade, e cioè lo schiavismo minorile, è quello che vede tanti adolescenti lavorare in dei capannoni che spesso non hanno avuto un'adeguata ristrutturazione, perché hanno i loro tetti pieni di amianto, e poi che hanno a che fare con la contraffazione dei prodotti griffati. Su questo c'è davvero una filiera di una responsabilità unica, perché è tutto illegale, ma poi c'è chi è sfruttato, cioè le famiglie cinesi con i loro
i loro figli, appunto, che sono quelli che fanno la produzione della contraffazione. Poi ci sono quelli che la vanno a vendere, che in tanti casi sono cittadini africani o magrebini, e però poi ci sono gli sfruttatori che sono gli italiani, fiorentini, che hanno affittato quei capannoni, che sono gli italiani, quelli che li vanno a portare quelle pezze che poi saranno trasformate in portafogli e in borse, e sono italiani quelli che vanno a prendere il prodotto finito e le passano di nazionalità. Ecco quindi un ciclo chiuso, ma con aspetti diversi. C'è chi vive nell'illegalità per sopravvivere, c'è chi vive nell'illegalità per speculare. E questo fa la differenza. L'intervista è stata curata da Andrea Casati. Un saluto da Andrea Casati, Blogos Web Radio, www.ilblogos.it. Yeah.